Le anticipazioni della terza puntata della Rosa della Vendetta su Canale 5, in onda stasera alle 21.25 circa. Nuovo appuntamento con la Rosa della Vendetta stasera su Canale 5 dalle 21.25. Da oggi, la serie turca interpretata da Murat Unalmis subirà un cambiamento importante. Verranno trasmessi due episodi per serata invece di tre, come inizialmente previsto. Successivamente, verrà proposta una nuova puntata della soap opera Segreti di Famiglia. Vediamo le anticipazioni e quello che accadrà nell'appuntamento di questa sera, ridotto come vi avevamo anticipato a un solo episodio. Vediamo le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata di stasera. La Rosa della Vendetta, anticipazioni stasera su Canale 5, è dramma tra Deva e Gulcemal. Con una caviglia fratturata, Deva tenta una fuga disperata nel bosco, inseguita da Gulcemal. Quando lui riesce a raggiungerla, lei gli spara al petto. Nonostante la ferita, Gulcemal decide di non lasciarla sola e la porta al suo rifugio di caccia. Cerca di curarle la caviglia e le chiede di comprimere la sua ferita per evitare di perdere troppo sangue. Nel frattempo, Ipek si presenta a casa di Gulcemal insieme alla polizia. Gli agenti però non possono entrare senza un mandato. Ipek decide di cercare aiuto altrove. Gulcemal, per evitare di attirare l'attenzione andando in ospedale, si sottopone a un intervento a casa senza anestesia, costringendo Deva a prendersi cura di lui fino a che non inizia a riprendersi. Zafe è furiosa con Gulcemal, accusandolo di averle sottratto i suoi migliori clienti. Deva intanto rifiuta di mangiare. Gulcemal insiste, e Deva in lacrime racconta che a 4 anni sua madre le preparò un pasto prima di aprire la porta e non tornare mai più. Poco dopo, sua madre fu trovata morta e da allora Deva si è rifiutata di mangiare il menemen, lo stesso piatto che Gulcemal le aveva preparato. Mert riesce a contattare un amico che lo aggiorna sugli ultimi eventi. L'incendio doloso della casa e del laboratorio, la prigionia di Deva sotto un uomo ricco e crudele, e l'infarto di Ibrahim. Mert parla sinceramente con Gulendam, confessandole che non la ama. Lei, tra le lacrime, gli promette di aiutarlo a scappare in un luogo lontano, dove neanche Gulcemal potrà trovarlo. Gulendam gli dice che sapeva che prima o poi sarebbe fuggito e che preferisce aiutarlo ora, chiedendogli solo di mantenere i contatti per il bene del loro figlio. Gulcemal esaudisce il desiderio di Deva di vedere suo padre in ospedale, dicendole che poi la lascerà andare. Arman fa visita a Gulcemal per chiedergli del suo legame con sua madre. L'uomo non risponde direttamente, ma gli suggerisce di incontrarsi sempre in riva al lago qualunque cosa accada.